Alla Camera è arrivato oggi il decreto mille proroghe. A Roma c'era anche il sindaco Ghinelli, si può dire, per andare a riprendere quello che ci spetta? Oggi il governo ha dei ripensamenti di varia origine che non sto a discutere, perché il governo è sovrano per le decisioni che gli spettano. Io l'ho posta così: ci state creando una grossa difficoltà, la state creando a sindaci di estrazione politica la più diversa, di territori più disparati, dal Veneto al centro, alle Marche, alla Toscana, al sud, alla Sicilia. Pensateci bene, perché state facendo, mettendo in difficoltà i cittadini. C'è un modo per venirne fuori: come noi chiediamo un atto di attenzione al governo, chiedendogli di mantenere quel finanziamento, dall'altro dobbiamo essere consapevoli che anche i sindaci devono avere una loro dignità, una loro serietà. Quindi, se la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 7 agosto ha scritto ai vari responsabili dei procedimenti di tutti i comuni che ha messo al finanziamento che il termine per la presentazione delle progettazioni esecutive dei documenti dall'8 di agosto era posposto al 15 di settembre, secondo me la Presidenza del Consiglio dei Ministri dovrebbe mantenere questo termine. Chi consegna entro il 15 settembre sta dentro, chi non consegna entro quella data è fuori. Questo è un modo per salvare la necessità di disporre di risorse che evidentemente ha il governo, ma per salvare quei comuni che si sono comportati correttamente. Che indicazioni sono arrivate dal governo? E sensazioni? Cioè, purtroppo in audizione non c'era nessun componente del governo, c'erano soltanto i presidenti delle due commissioni bilancio e affari costituzionali, e c'erano ovviamente i parlamentari delle due commissioni, ma non c'era nessun esponente del governo. Quindi che ritorno possa aver avuto non lo sappiamo. Io ho proposto ai parlamentari del territorio aretino di proporre un emendamento a quell'articolato di quell'emendamento a sua volta del decreto mille proroghe, che facesse salvi i comuni che avranno rispettato la scadenza del 15 settembre. Non so se lo presenteranno, ma soprattutto non so se poi la maggioranza a guida Lega e 5 Stelle deciderà di ammetterlo questo emendamento. Se lo dovessero ammettere, Arezzo è a posto, perché ha consegnato la totalità dei progetti o è in corso di consegnarli entro questa settimana.